A Venezia il piede poggia su un tesoro, il terrazziere. A Venezia anche le cose apparentemente più semplici e banali sono uniche e complesse. Prendete i pavimenti di case e palazzi, dotati di una elasticità che li rende unici e adatti alle fondamenta piantate nel fango che li sorreggono, fatti di pietra e di colore e di una bellezza ineguagliabile. Quello del terrazziere che li fa è un mestiere necessariamente itinerante. Oggi andremo a trovare uno di loro a Palazzo Pisani, sede del Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello. Lui è Stefano Vianello, che col fratello Marco ha proiettato questa disciplina di artigianato artistico verso il futuro. Noi inizialmente nasciamo come una ditta che fa restauro, quindi abbiamo lavorato nei più grandi palazzi storici e veneziani, dove in realtà abbiamo fatto scuola, perché la mia storia nasce praticamente quando io avevo 14-15 anni nel pavimento alla veneziana. Questa passione ha fatto sì che all'interno dell'azienda dove io lavoravo molto velocemente sono arrivato a diventare capocantiere. Da diventare capocantiere, quindi realizzare, fare sopralluoghi, realizzare cantiere e portare praticamente alla fine il risultato finito alla mia azienda, il passo era veramente breve ad aprire un'azienda nostra dove poter iniziare a muovere i nostri primi passi. I nostri primi passi li abbiamo mossi circa più di una ventina di anni fa. Il pavimento alla veneziana, pur essendo di origine più antica, per sua stessa definizione può essere fatto quasi solo a Venezia, ma è davvero così? Quello che vogliamo fare noi in questi anni è praticamente al di là del restauro, ma cercare comunque di divulgare quello che è questo tipo di professione. Perché? Perché è una professione che è vero che è veneziana, ma in realtà non nasce a Venezia, nasce molto più lontano di questa piccola isola, perché in realtà i primi pavimenti si dice che sono nati in Grecia, dopo da di là li troviamo un po' in tutto il mondo, li troviamo a Pompei, li troviamo ovunque i pavimenti in seminato, che non sono la veneziana ma sono in seminato. Noi vogliamo fare lo step opposto, quindi da Venezia partire da qua per andare in tutto il mondo a riinsegnare e a rifare, riscoprire questa tecnica che non è solo veneziana ma può essere un bene di tutti.